Va bene ragazzi, va bene, l'importante è aver portato a casa i 3 punti. È giusto per iniziare così questo video. Aspettate, aspettate, ecco. Dai Edusa, spogliate, spogliate tutto, e va spogliamento nudo. Ok, non vorrei che il video diventasse vietato ai minori, vietato ai minori, comunque mi sono tolto la felpa. E indovinate chi ha segnato? Chi sarà lui? Dusan Vlahovic! Sì, sì, sì! Il carro armato maligno oggi l'ha messa dentro. E per tutti quelli che ci hanno cuffato, gli interisti che hanno rubato con il Verona per poi vincendo a San Siro per 2-1. E c'è stato un rosso diretto non dato a Bastoni dopo quella gomitata che ha dato a Duda al giocatore del Verona. Veramente, veramente loro stanno iniziando già a rubacchiare. In partita che giocano si mettono ancora a rubacchiare, fanno rapine, furti. Attento, occhio, occhio che stiamo arrivando. L'importante è di aver dato un segnale alla classifica. E questi 3 punti ce li siamo meritati. Comunque ragazzi, parlando della partita, primo tempo malissimo, il primo tempo è andato completamente malissimo da parte della Juve con una squadra che ha fatto 0 tiri in porta e già non è andata neanche bene così. A parte qualche giovane che ha giocato, Nicolussi e poi gli altri, perché non c'era Chiesa, non c'era Cambiaso perché a casa con la febbre. E poi c'era Yıldız che ha giocato e quindi ha dato oggi prova il nostro giovane turco che ovviamente lui si è fatto trovare pronto così con Vlahovic che gli dà una mano. E poi subito durante la partita, a fine primo tempo, cioè la Salernitana ha segnato con Maggiore, che poi quel gol che ha fatto Maggiore sembrava Pirlo. Quel gol che ha fatto alla prima partita del Mondiale del 2006 contro il Ghana e ha fatto lo stesso schema di calciare da fuori aria e poi è stato espulso e in 10 contro 11 finalmente l'abbiamo vinta in rimonta. Allora, secondo tempo ha segnato Iling Junior, poi alla fine c'è stata quella magnifica zuccata vincente di Dusan Vlahovic che quando ha segnato è andato nel settore ospite e si è pure spogliato, mamma mia! Mamma mia, veramente, infatti si è fatto mania perché si è tolta la maglia, ovvero i giocatori fanno così. Comunque, a parte gli diffidati, Gatti e poi anche qualcuno durante il match che si sono fatti ammonire e non ci saranno la prossima contro il Sassuolo, ma adesso, raga, ora dobbiamo pensare alla Coppa Italia, non dobbiamo sottovalutare il Frosinone. Ai quarti di finale giocheremo la prossima, perché lì nel Frosinone sappiamo già che ci sono i nostri giocatori che abbiamo dato in prestito, sulle Barenecea e Caio George, che il Frosinone adesso ho visto la classifica, stanno a metà classifica. E allora ragazzi, per la prossima, ai quarti di finale di Coppa Italia, noi dobbiamo assolutamente affrontare il Frosinone. E quindi saremo in casa, non li dobbiamo sottovalutare. L'importante è che la Juve oggi stasera ha segnato quel gol decisivo del 2-1 con Vlahovic e non ha mollato completamente. La Juve non muore mai, assolutamente. Bene ragazzi, tra poco ci sarà un altro episodio della carriera allenatore con la Juve su FC24 e a seguire carrellata della Serie A. Infatti non so se farò o oggi o domani, tanto però devo vedere io per conto mio. Comunque non ho visto quali partite ci sono poi dopo. Ho visto solo che c'è Torino-Napoli e ho visto che il Toro ha vinto per 3-0 contro il Napoli. Vabbè, ragazzi, cioè, Ve lo farò poi sapere quando portare un'altra puntata della carrellata della Serie A. Comunque non voglio perdere tempo facendo scorrere minuti per vedere il video. Va bene ragazzi, portiamoci la vittoria a casa e testa la Coppa Italia. E quindi se il video vi è piaciuto lasciate mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, mettete la campanella. Quello spesso è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Alla prossima!